avvia i lavori nella frazione Trivio di Castel San Giorgio per la realizzazione di un parco giochi. A riprova che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lanzara ha a cuore tutte le contrade del comune di Castel San Giorgio. Sindaco, un progetto importante per questa comunità. Non è un progetto importante, abbiamo in mente altri più importanti progetti per Trivio. Stiamo realizzando una scuola nuova, molto bella, un plesso già è stato fatto, una parte, un lotto è stato appaltato ed eseguito, ora andrà in appalto, penso a giorni, anche l'altra parte, penso per l'8 marzo la festa della donna, almeno così mi ha promesso il funzionario, verrà pubblicato anche il lotto per la scuola, l'altro lotto per la scuola di Trivio. È una piccola opera ma significativa, anche perché questa piazzetta è a ridosso di due borghi, Trivio e Castelluccio. A Castelluccio anche verrà riqualificata con una bella giostrina. L'assessore alla manutenzione ci tiene moltissimo che siano manutente le villette comunali, che si creino angoli dove i ragazzi, giovani, vecchi possano trascorrere ore serene, ore tranquille. La riqualificazione del territorio, rendere vivibile un paese dopo che si sono programmate e messe in cantiere grandi opere, bisogna eseguire quelle opere di che io chiamo di restyling per tutto il paese, e sono opere che noi adesso ci accingiamo a fare, quindi come voi ci seguite sempre, quindi avete modo di vedere che in più parti, stiamo in più borghi, abbiamo iniziato quest'opera di riqualificazione. Diceva il sindaco, opere di riqualificazione per migliorare la qualità della vita nelle frazioni. Questo è un punto di ritrovo per bambini e anziani. Certo. L'assessore Giustin Galluzzi. È importante la riqualificazione di tutte le aree, come noi già abbiamo promesso, tutte le frazioni avranno un punto di ritrovo per giovani, anziani e bambini. E colgo anche l'occasione per approfittare, a breve ci sarà la festa della donna, io col mio assessorato alle pari opportunità, voluto fortemente dal sindaco Lanzara, abbiamo pensato a tutte le donne vittime di Covid e ad ogni donna che ha avuto è stata affetta da questo grande problema che purtroppo conviviamo già da un anno, riceverà una splendida rosa a casa. Sono piccoli gesti che dimostrano comunque la vostra attenzione, la vostra sensibilità. Dimostrano la vicinanza a tutte queste persone. Altri progetti, altri programmi? Allora, i programmi e progetti sono tantissimi, a partire dalle pari opportunità, politiche giovanili e soprattutto la manutenzione. Fondamentale. La manutenzione è fondamentale e il territorio è vasto. Noi cerchiamo, anzi sono presente su tutto il territorio, però purtroppo è un continuo e tengo a dire, a precisare, ma perché lavoriamo tantissimo, insieme all'amministrazione si lavora tantissimo perché abbiamo avuto un sindaco molto tenace, molto forte. Il territorio di Castel San Giorgio fino a qualche anno fa, parlo agli anni precedenti, era abbandonato a se stesso e noi un po' alla volta stiamo cercando di riprenderlo, rivalutando tutti i borghi.